Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati a Spasso col Tringa. Stamattina scusatemi il ritardo per il video, ma ho avuto tante cose da fare. Ragazzi, andiamo ad analizzare bene il momento del Milan. Ne parliamo in questo video, un'analisi approfondita su quello che è e soprattutto cerco di toccare le corde dei tifosi che si stanno dimostrando meno tifosi in questo momento, di quelli che sono spaventati e paurosi perché l'Inter è prima e noi siamo secondi. Io penso che l'importante adesso sia essere lì, non se primi o secondi. Ascoltate il video, vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rosso. Insieme rossoneri lì, MILA nel mio cuore, Milano, nel mio cuore, per sempre rossonero io sarò, su cantiamo tutti rossoneri lì, MILA nel mio cuore, ci facciamo i chilometri, oh, superiamo gli ostacoli, oh, col diavolo in fondo al cuore, luglio agosto interista, sogna sotto l'ombrellone, tricolore, coppe varie, ma settembre l'orato inizierai come l'anno scorso e come l'anno prima. Il nostro chiacchierone continuerà a sognare quel tricolore che non vi... Lo sento secondo verde, ai 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 ai, stasera pieno di merda, ai ai. Con innalza la voce, scappa veloce, vuoi fare un trap? Qua ragazzi, buongiorno, bentornati a Spasso col Tringa. Ragazzi, scusate il ritardo stamattina, ma ho veramente avuto due cosette da fare. Sto andando a prendere la macchina per tornare vado a casa. Allora ragazzi, stamattina voglio andare a ribadire un paio di concetti che soprattutto da dopo ieri sera vengono fuori, ma non fra i tifosi del Milan, non fra i tifosi avversari, fra i tifosi del Milan. Sembra quasi che tutto quello che è stato fatto fino adesso sia da buttare, sembra quasi che tutto sia da imputare, dicevo, sembra quasi che tutto sia da imputare a scelte sbagliate di Stefano Pioli, sembra quasi che tutto quello che il Milan ha fatto fino alla partita contro l'Udinese, o meglio fino alla partita contro la Fiorentina, sia da buttare via. Nel senso che è vero che le partite europee hanno condizionato il cammino del Milan. L'hanno condizionato nel senso che molte energie sono state buttate, o sono state, se non buttate, sono state spese per le partite contro l'Atletico Madrid e contro il Liverpool. Quindi era normale o era prevedibile poter avere delle battute d'arresto in campionato. Però attenzione ragazzi, perché qui si stanno puntando le dita, si sta puntando il dito contro tutto e tutti. Allora, intanto c'è ben chiara una situazione complicata per quanto riguarda gli infortuni. E io non capisco come si possa puntare il dito su Stefano Pioli quando mette in campo Bakayoko e Bennacer. Allora, Bakayoko e Bennacer sono due giocatori di questa squadra. Bakayoko e Bennacer sono stati... Uno è un giocatore che addirittura fino al giorno prima veniva dato come un giocatore che valeva 50, 60 milioni, 40, vedi Bennacer. E Bakayoko, ragazzi, lo sappiamo tutti chi è Bakayoko. Non ci si può aspettare da Bakayoko le giocate di fino, anche se, attenzione, perché Bakayoko è stato il giocatore che ha dato il là, il gol di Kessié, all'ultimo gol di Kessié, è stato un giocatore che probabilmente in questo momento dà qualcosa in più a livello offensivo, ma molto meno a livello difensivo. Attenzione anche a quello che è successo nella partita con l'Udinese. Il gol viene fuori da un passaggio sbagliato di Bennacer, non un passaggio sbagliato di Bakayoko, che no, attenzione, Bakayoko fa anche lui un errore. Però l'errore principale, l'errore più grosso, l'errore da giocatore spaventato nel momento di quell'azione, lo fa Bennacer, qui, che mette poi in difficoltà anche Bakayoko, che chiaramente non riesce a proteggere il pallone e gli viene portato via. Quindi ragazzi, anche quando si guardano le partite, si analizza quello che si subisce, cerchiamo di avere comunque la mente aperta e di capire bene quello che succede, perché poi è sempre troppo facile prendere il capo espiatorio,
puntare il dito contro e scrivere giornali, scrivere testate, articoli sul giornale, scrivere commenti su YouTube, commenti su Facebook, commenti su tutti i social. Quindi io vorrei che prima di parlare intanto si guardassero bene le partite, perché è vero, con l'Udinese abbiamo sbagliato completamente la partita. Attenzione ragazzi, che Stefano Pioli mette in campo dei giocatori, ma poi sono i giocatori che scendono in campo. Sono i giocatori che scendono in campo, sono i giocatori e non si sta parlando di bambini, si sta parlando di giocatori di 25, 24, 23 anni che comunque sono abituati a gestire le pressioni, a gestire certe partite. Quindi io non imputerei assolutamente niente a Pioli. Se posso imputare una cosa a Pioli, e l'ho già detto, che tante volte con i ragazzi giovani serve anche il bastone e lui spesso e volentieri usa solo la carota. E questo potrebbe essere una cosa da imputare a mister Stefano Pioli, che peraltro è l'allenatore che ci sta tenendo fra il primo e il secondo posto ormai da tre gironi di campionato, tre gironi di campionato, perché tutta la scorsa stagione più un girone quest'anno. L'allenatore che ci ha fatto fare quel post-Covid eccezionale, un allenatore che oggi non ha a disposizione dei giocatori da poter roteare, da poter fare delle rotazioni. Allora, ragazzi, pensare che Sì e Tonali facciano tutte le partite non sta né in cielo né in terra, anche perché la società ha messo a disposizione dell'allenatore certi di giocatori ed è giusto che l'allenatore valuti e faccia giocare questi giocatori. Io non mi sono spaventato. Qualcuno dice: ah, io quando ho visto Bennacer e Bakayoko insieme mi sono spaventato. Ragazzi, io quando ho visto Bennacer e Bakayoko insieme non mi sono spaventato proprio di niente, perché sono due giocatori del Milan e ci sta la partita, no, soprattutto arrivati alla 17ª giornata di campionato con un calcio giocato come quello del Milan. Un calcio molto dispendioso, un calcio che comunque può portare dei problemi a giocatori non abituati, a giocatori non abituati. Il problema sapete qual è, ragazzi? Che si punta il dito sempre su chi in quel momento è il più debole. Bakayoko oggi è un giocatore sul quale è troppo facile puntare il dito e non cercare le dinamiche che poi portano a certe cose. Ok? Un altro discorso è il discorso societario. La società che tutti apprezziamo per certe scelte, che sono le scelte riguardanti un incremento sportivo legato all'incremento economico, e siamo tutti d'accordo, questo sarà il futuro del calcio, ci vuole del tempo perché è facile andare a prendere tre giocatori da 80 milioni, sai che ti daranno quello ed è così. Il Milan fa delle scommesse. Poi sono d'accordo, col senno di poi, Pellegrini soprattutto e Bakayoko sono due giocatori che hanno completamente fallito il loro approccio al Milan. Uno per i tanti infortuni e l'altro perché non riesce ad arrivare a una mentalità, alla mentalità che il Milan deve avere per poter ambire al risultato grosso, ragazzi. Poi attenzione perché oggi siamo alla 17ª giornata di campionato, abbiamo vinto, abbiamo risultati positivi in tutti gli scontri diretti. In tutti gli scontri diretti abbiamo dei risultati positivi. Siamo un punto sotto l'Inter che, ragazzi, lo sapevamo che l'Inter era la squadra da battere quest'anno, lo sapevamo e non ce lo siamo mai nascosti. Un Inter che però è più debole della scorsa stagione. Un Inter che è di tanto più debole della scorsa stagione, perché hai voglia che gli interisti si raccontano minchiate dicendo: ah, l'Inter è più forte. L'Inter non è più forte perché all'Inter manca Antonio Conte e all'Inter mancano dei giocatori che nella scorsa stagione hanno fatto la differenza. Quindi in questa stagione il gap che c'è fra il Milan e l'Inter è praticamente colmato. Poi ci sta che nell'arco di una stagione ci sia dei punti del campionato dove si è primi, degli altri momenti in cui si è secondi. Ve l'ho già detto, l'importante sarà essere lì a marzo, non essere primi o secondi oggi, perché essere primi o secondi oggi cambia veramente poco. E il problema è questo, il problema grosso che non capiscono alcuni tifosi, che oggi sentir parlare gli interisti perché sono primi ci deve interessare poco, ragazzi.
State facendo una cosa che il tifoso del Milan non ha mai fatto, preoccuparsi degli altri. Noi non ci siamo mai preoccupati degli altri, perché? Perché sappiamo e abbiamo sempre saputo che il Milan non ci tradisce in certe situazioni. In certe situazioni il Milan non tradisce perché storicamente e mentalmente, ragazzi, ricordatevi che in società e all'interno del nostro gruppo ci sono personaggi come Paolo Maldini, come Zlatan Ibrahimovic, che sono capaci a infondere certe situazioni morali ai giocatori. Ragazzi, se non sono preoccupati i giocatori, essere primi o secondi cambia poco. È più una questione che vi state facendo voi. Ma ve l'ho detto, essere primi a un punto sopra alla seconda, che cosa cambia? Io non sono arrabbiato perché il Milan è secondo. Non è che il Milan è secondo, non me ne frega un cazzo. Sono contento perché il Milan è secondo in questo momento. Perché la diciassettesima giornata, guardando come doveva essere il campionato all'inizio, che ci dicevamo tutti, ah, ci sono 6-7 squadre pronte per vincere il campionato, alla fine siamo secondi a questo momento, a un punto dalla prima. Con tutto quello che è stato, perché comunque ragazzi si è affrontato un girone di Champions League dispendiosissimo. Abbiamo avuto un calendario difficoltosissimo, perché abbiamo avuto un sacco di squadre forti tutte insieme. E il problema non è il fatto di affrontare le squadre con tanto blasone tutte insieme. Il problema lo si trova nel trovare la mentalità giusta per affrontare chi sei sicuro è più debole di te. E quando tu incontri una squadra dietro l'altra, Sassuolo, Udinese, una dietro l'altra, e sai di essere più forte, probabilmente trovare le motivazioni è più complicato piuttosto che affrontare Napoli, Inter, Roma, Lazio, e il resto. Capite, ragazzi? Io, se fossi in voi, eviterei, come abbiamo evitato di fare grandi proclami all'inizio, a differenza di qualcuno che si sente già vittorioso dello scudetto. Io eviterei anche di fare grossi cataclismi perché siamo secondi in questo momento. Perché, ragazzi, arrivati a un certo punto sembra veramente che facevate meno problemi quando lottavamo per il decimo posto, dal settimo al decimo posto per entrare in Europa League. Io capisco che ci sta anche il fatto di essere forti, di sapere di essere forti e arrabbiarsi per certe situazioni. Però, ragazzi, mi sembra che state tirando fuori troppe, troppe tragedie tutti quanti. Niente ragazzi, scusatemi il ritardo perché stamattina veramente ho avuto tante cose da fare. Casomai ci vediamo più tardi o stasera per una live, vediamo un po'. Vi voglio bene a tutti, sempre forti. Viva che siamo tutti dentro!